15 rotte totali con una frequenza complessiva di 100 voli settimanali, 20 in più rispetto al periodo pre-pandemia. È l'operativo più grande di sempre, quello della summer season di Ryanair, dall'aeroporto di Pescara, presentato stamane in conferenza stampa. Presenti il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, il presidente della Saga, Vittorio Catone, e Mauro Bolla, country manager per l'Italia di Ryanair. Mauro Bolla, entriamo nel dettaglio, quali sono le novità per l'estate che è ormai imminente? Intanto la novità più grande è che quest'estate sarà l'operativo più grande di sempre di Ryanair sull'aeroporto d'Abruzzo, su Pescara, con 15 rotte in totale, di cui due nuove, Memmingen e Manchester, entrambe bisettimanali, 100 voli settimanali, che sono 20 in più rispetto all'estate 2019 pre-Covid. Credo sia un grande segno di ripartenza e di crescita. Assolutamente, mi pare che ci sia grande fermento, crescita significativa direi negli anni. Crescita significativa assolutamente di Ryanair, anche in Italia. Ad oggi siamo il vettore numero uno con un market share importantissimo, molto vicino al 40%, quindi davvero il vettore di riferimento. Oltre 90 aeromobili basati in Italia, 25 in più rispetto all'estate pre-Covid 2019. Insomma, voi di Ryanair siete contenti di come ha risposto Pescara negli anni? Assolutamente sì, c'è un ottimo rapporto con l'aeroporto, c'è un ottimo rapporto con le istituzioni, siamo molto contenti del nostro rapporto commerciale e istituzionale e sicuramente lo porteremo avanti. Diciamo che c'è un'apertura verso il futuro. Assolutamente sì, speriamo di ripartire da dove abbiamo terminato, che è l'anno 2019, che ha visto Abruzzo Airport vantare oltre 700.000 passeggeri. I numeri di aprile sono estremamente incoraggianti, perché addirittura sono migliori di aprile 2019, e se il buongiorno si vede dal mattino ci apprestiamo un'importante stagione summer 2022. In queste condizioni, con la crisi dei carburanti, con il Covid ancora in giro per il mondo e con addirittura la guerra tra Russia e Ucraina, si facciano gli stessi numeri di un mondo che sembra un'era geologica fa, è davvero un segno di grande vitalità, di grande forza dell'aeroporto d'Abruzzo, dell'attrattività turistica che stiamo restituendo alla nostra regione e quindi anche delle prospettive per il futuro.